Graziella Lorè, fresca si fa per dire, medaglia di bronzo al campionato italiano di beach volley insieme a Giulia Toti, complimenti contro le vostre acerrime nemiche e amiche, Giogoli e Mazzulla. Come hai detto bene, amiche e nemiche, nemiche in campo ma fuori siamo amiche. Penso che alla fine quest'anno abbiamo fatto questa scelta un po' di separarci. Io parlo con la mia compagna dopo 4 anni, non perché sia successo non so cosa, ma solamente per priorità diverse. Sono contentissima per la scelta che ho fatto, nessun rammarico per questa finale, per me è come se siamo arrivate prime. Faccio veramente complimenti alla mia socia, veramente brava. Avete affrontato le coppie della nazionale, Giorgia Giombini, Menegatti, Orsi Tot, dando battaglia e comunque dimostrando di essere veramente a livello di queste coppie magari più celebri. Sì, sicuramente quella di ieri. Quella di oggi mi dispiace per come siamo entrati in campo, però secondo me abbiamo dato un po' tanto sul contro Costantini e Gili, quindi abbiamo spiegato un po' troppe energie. Poi siamo entrati in campo sapendo che comunque giocavamo contro una bella squadra, compatta, poi di fronte avevamo una ragazza, Marta Menegatti, che penso che sia il top di beach volley, quindi ci abbiamo provato. Però invece per la semifinale di ieri, secondo me alla fine siamo entrati in campo giocando punto a punto, però ovviamente loro sono sicuramente molto più allenati e hanno un altro tipo di gioco, quindi sono contentissima per come è andata. A chi dedichi questa bella medaglia? Allora, questa medaglia la dedico sicuramente ai miei genitori che hanno fatto tanti sacrifici per farmi arrivare qua, al mio ragazzo e poi al Mello Raciti, che ovviamente è il mio sponsor, le capannine, che ci permette di allenarmi tutti i giorni, e al mio allenatore e alla mia socia. Complimenti. Grazie. E buon inverno. Grazie, ciao a tutti. Marta Menegatti, Vicky Orsi Tot, fresche campionesse italiane. Marta, questo scudetto lo volevi, l'hai cercato e si è visto in campo. Sì, grazie innanzitutto per i complimenti. Sì, penso si sia visto, e lo volevo davvero tanto, ho lottato col cuore su ogni pallone, e io e Vicky davvero abbiamo dato l'anima e si è visto, alla fine insomma il risultato ci ha dato ragione, siamo veramente contente. Una dedica particolare da parte tua, immagino, al tuo pubblico? Sì, sì, infatti ho ringraziato subito dopo la partita al pubblico, è stato fantastico. Erano non so quanti, ma davvero tanti, e sono stati davvero calorosi, ci hanno dato un sacco di entusiasmo. Vicky, le tue impressioni nell'aver incontrato Laura come avversaria, con cui hai giocato per tanto tempo? Ma abbiamo condiviso nello stesso campo tante emozioni, belle e brutte, adesso per la prima volta mi sono trovata contro e un po' l'ho sentita, però cioè, a un certo punto nella finale subentra qualcos'altro, cioè nel senso l'adrenalina, la voglia di vincere era superato cioè, le relazioni personali. Una tua dedica per questo scudetto? Una mia dedica alla mia nuova compagna Marta, che mi sostiene, mi appoggia anche quando sbaglio clamorosamente, ma aiuta sempre a dare il meglio, agli allenatori, staff, Lisandro, Pippi, Nando, Nico, Glauco, che ci hanno seguito da sempre, e a tutto il tifo che abbiamo avuto. E sicuramente mi dimentico qualcuno, ma... E a lei stessa. E grazie a tutti, che se l'è meritato. Grazie a voi. Grazie.